Siamo al liceo Orsoline di Saronno e con il liceo linguistico si sta portando avanti da qualche anno lo scambio con il Lycée Notre-Dame di Chalon. Abbiamo qui dietro di noi il gruppo di corrispondenti italiani e francesi che stanno pranzando. E qui con noi abbiamo l'insegnante Graziella Attard che ci darà le sue opinioni su questo scambio. Da quanto tempo questo scambio è portato avanti tra le due scuole? Allora, questo scambio è cominciato 6 anni fa e quindi per me è la terza volta che vengo qua. Come funziona questo scambio? Allora, funziona così: un anno vengono gli italiani in Francia e l'anno successivo torniamo noi, francesi, veniamo noi e così via, ogni anno i francesi, l'altro anno gli italiani. Quali pensi siano i punti forti, le qualità di questo scambio? Come mai si porta avanti ormai da 6-7 anni questo scambio? Allora già si deve dire che i ragazzi fanno amicizia tra di loro e dunque permette di tenere questi contatti. Quando tornano in Francia continuano a corrispondere, a parlare insieme su internet. Poi l'altra cosa importante è che vedono come si vive in Italia, come si vive nelle famiglie e qua le famiglie e che cos'è la vera vita di un ragazzo italiano o francese. E questo è veramente importante perché quello che hanno letto nei libri diventa la realtà e quindi è importantissimo per loro. Secondo te hanno la possibilità sia gli studenti francesi che italiani di praticare la lingua oppure no? Eh sì, effettivamente, l'altra cosa importantissima è parlare, cioè fare un'immersione totale. Come sta andando questa edizione dello scambio? Allora, sta andando veramente perfettamente, siamo qui da 4 giorni e abbiamo fatto tante gite già interessanti, ad esempio siamo andati a Milano ieri. La mattina erano in classe e poi il pomeriggio abbiamo fatto Milano, siamo andati al teatro alla Scala, sabato scorso siamo andati a Pavia e oggi, questo pomeriggio, andiamo a Monza e visitiamo il centro storico. Come pensi che si siano trovati i tuoi gli studenti? Sono stati contenti di questa esperienza? Sì. Penso di sì, penso che siano proprio contentissimi, ma già vediamo quasi l'ora di partire, già pensano al loro ritorno e non sono un po' tristi già di pensare a questo, però penso che abbiano incontrato veri amici e sperano di continuare questa amicizia dopo. Siamo qui con due studentesse italiane che stanno partecipando allo scambio con i ragazzi francesi, Clarissa e Sara di quarta linguistico. Allora, ditemi come si chiamano le vostre corrispondenti e come sta andando in generale lo scambio in questa edizione, secondo voi. La mia si chiama Mandin Viod e abita a 10 minuti da Chalon. È una ragazza molto simpatica e solare, con lei mi trovo molto bene. La mia si chiama Naomi Leroy e anche lei è particolarmente simpatica, non è la stessa ragazza con cui ho avuto lo scambio l'anno scorso, però mi trovo comunque bene con lei. L'anno scorso siete state in Francia, che cosa vi ha portato questa esperienza? Cosa vi ricordate? Cosa c'è stato di positivo in questa esperienza? Il fatto che comunque già la conoscevo mi ha portato a rifare lo scambio, perché almeno anche lei poteva avere la mia stessa esperienza in Italia, come ho avuto l'opportunità di farla a Chalon. Ovviamente i programmi organizzati sono diversi, anche perché il periodo di scambio non è lo stesso, perché a Chalon siamo andati a settembre l'anno scorso e quest'anno invece è marzo, quindi anche le attività da fare non sono le stesse, però per ora è stato molto interessante. Dal punto di vista linguistico, trovi che questa esperienza sia positiva? Per quanto riguarda lo scambio che ho avuto io l'anno scorso, è risultata molto positiva,
perché ho avuto la possibilità di parlare francese ininterrottamente per 10 giorni e sicuramente ha fruttato a me. Per quanto riguarda quest'anno spero possa essere utile a Naomi, in quanto io comunque cerco di parlare il francese e lei cerca di rispondermi in italiano e cerchiamo comunque di trovare una via di comunicazione adatta ad entrambe, che possa essere utile ad entrambe.